Inutile dire che il giocatore del momento è Sulé, il ragazzino argentino della Juventus. Bentrovati a tutti quanti voi, vi invito ad iscrivervi al mio canale, Sergio Vessic, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e a fare un bel commento se lo ritenete ancora più opportuno a conclusione appunto di questo contenuto. Sì, Sulé. Io ho assistito per motivi di lavoro all'esordio in Serie A di Sulé il 1° dicembre del 2021 in Salernitana Juventus. Giocò uno scampolo di partita, entrò al posto di Kulusevski, aveva poco meno di 18 anni in quel momento, o meglio 18 anni e qualche mese, perché lui è nato nell'aprile del 2003, dicembre 2021, aveva 18 anni e 5-6 mesi, diciamo così. Allegri lo fece esordire in quella partita, al posto di Kulusevski, un minuto, minuto e mezzo, due minuti, la Juve vinse quella gara. Naturalmente lì non potemmo vedere niente, ma è evidente che da sempre abbiamo un po' seguito le sorti di questo calciatore, cui i suoi primi tre gol in Serie A li ha fatti di testa. Il primo gol con la Sampdoria, 4-2, il 4-2, Juventus-Sampdoria, di testa, segnato, dopo un pallo colpito dai bianconeri, e poi i primi due gol in Serie A col Frosinone, dopo che Di Francesco lo aveva fatto praticamente sedere due volte nelle prime due giornate in panchina. Ha giocato 8 delle 10 partite del Frosinone, poi una volta messo in campo non ha potuto farne più a meno. E i primi due gol di Matias Sulé sono arrivati proprio di testa, anche con la maglia del Frosinone. Quindi i suoi primi tre gol in Serie A li ha fatti tutti e tre di testa. Sembra strano, sembra particolare, perché è un giocatore estroso, dal controllo di palla divino, dal tocco alla Sivori, lo slalom alla Messi, e soprattutto un calciatore con la testa alzata, con un baricentro normalissimo e una postura da campione, segna i primi gol di testa. E questa, secondo me, è la chiave di lettura del campione. Perché solitamente questi campioni, quando nascono in erba, ci fanno vedere le loro prime cose, soprattutto con i piedi. E invece lui ha segnato di testa. Fra l'altro dobbiamo dire che già l'anno scorso Allegri lo aveva inserito come titolare in alcune partite importanti, mi sembra in uno Juventus-Inter, giocò dietro la punta. Ma io vorrei soprattutto indugiare su un fatto particolare. Io non ho grande stima di Eusebio Di Francesco come allenatore. Qui sta sbocciando il campione, è inutile dirci. Di Francesco da sempre fa il 4-3-3 e lo sta facendo giocare alto a destra, appunto, nel 4-3-3 del Frosinone, dove sta ottenendo dei buoni risultati. Fra l'altro a Cagliari, dopo aver segnato due volte, la rimonta del Cagliari sul 3-0, poi vinto 4-3 la squadra esolana, è stata avviata da Gaetano Ristanio, un ragazzo qui delle nostre parti, vicino Agropoli. Il papà è stato capitano dell'Agropoli per tanti anni, Rosario Ristanio, oggi è un insegnante di educazione fisica, lui ha fatto tutte le giovanili dell'Inter, all'inizio fu, diciamo, accostato alla Juventus, però, non so, i procuratori preferirono portarlo all'Inter. L'Inter ci ha creduto, lo ha dato per 2 anni in prestito in Olanda, e ora lo ha dato in prestito al Cagliari. È un giocatore molto forte, Gaetano Ristanio, fra l'altro già convocato da Mancini per gli stage, scusate, per gli stage della nazionale. Vi invito ad andarlo a vedere. Questo ragazzo ha segnato, non assomiglia molto al papà. Io sono stato un telecronista del papà negli anni 80, sì, anni 90. Praticamente, però è un giocatore formidabile, Gaetano Ristanio.
adesso più che crescerà di più, si farà molto anche come, come carattere, come, diciamo, come fisico, ragazzo d'oro, per bene, educato, e somiglia anche un po' a Soleil, diciamo anche dal punto di vista somatico, non tanto dal punto di vista calcistico, perché Gaetano Ristagno, che pur ha lo stesso ruolo di Soleil, diciamo è più poco più statico, anche se poco più potente di Soleil, a mio avviso. Soleil è invece più dinamico, un giocatore molto forte. E appunto io vi consiglio di vedervi a Gaetano Oristanio, che è un gran bel calciatore. Guardatevelo, vi divertite. Ed è stato proprio Gaetano Oristanio ad aprire la rimonta, primo gol del Cagliari sul 3-0, poi lo show di Pavoletti in una delle partite più belle del campionato, perché Cagliari-Frosinone giocata alle 12:30 domenica scorsa è stata una gran bella partita del campionato di Serie A, forse la più bella vista fino a questo momento, più divertente, la più equilibrata, la più piena di suspense. E allora Soleil che è un predestinato, già stato convocato con la nazionale argentina senza mai giocare, tanto è vero che Spalletti lo sta un pochettino corteggiando. Ma si sta aprendo un dibattito su Soleil, un dibattito che mi dà fastidio, mi annoia e soprattutto lo ritengo distruttivo per la crescita del ragazzo. I soliti santoni che odiano il 3-5-2, che attualmente è il miglior ruolo miglior modulo possibile e immaginabile, soprattutto perché negli ultimi 11 anni, 9 anni, lo scudetto in Italia hanno vinto squadre che fanno il 3-5-2, le prime due in classifica, l'Inter, la Juventus, fanno il 3-5-2. Questi parlano male del 3-5-2, che è il modulo per eccellenza migliore, per la copertura del campo, ma non solo. Poi sta ad ogni allenatore avere le proprie convinzioni tattiche, tecniche, di impostazione. Certo, Allegri non dà un gioco alla squadra, gli dà solo il modulo, Inzaghi gli dà, oltre al modulo, anche un gioco. Lì la differenza, probabilmente. Dice, vabbè, ma se viene intorno alla Juventus, che fai il 4-3-3? Perché lo sta facendo giocare a destra Di Francesco? No, assolutamente no. Noi abbiamo visto proprio nella conversione positiva, voluta da Allegri, ispirata soprattutto dal team Juventus, di Chiesa, messo a far figure di merda sulle ali, a destra e a sinistra, dove finisce di fronte al muro, mentre quando gioca di faccia alla porta, quando guarda alla porta, lui la vede sempre con il suo piede liftato magico destro, dà il meglio. E allora la Juve gioca col 3-5-1-1, Vlahovic o Kin, che fanno praticamente reparto da solo, quando giocano insieme sono devastanti, ma con Chiesa che gioca proprio alle spalle di Vlahovic, potrebbe giocare anche al fianco di Vlahovic. Soleil ha quel ruolo nel 3-5-1-1 oppure nel 3-5-2. Che c'entra all'esterno? Avrebbe avuto quel ruolo anche Berardi, che solitamente nel 4-3-3 viene messo a destra o a sinistra, dove ci sta a stare molto bene, ed è un gran bel calciatore, ma Berardi sarebbe stato un giocatore da far giocare, ma anche nel 3-4-2-1 o 3-4-1-2, quindi con ampie soluzioni. La stessa cosa si dice di Soleil, che in prospettiva è, diciamo, molto più forte di Berardi, rappresenta un predestinato, un giocatore che si sta facendo, un giocatore fra l'altro che la Juventus voleva inserire nella vendita di Berardi al Sassuolo, lo aveva valutato 10 milioni di euro, il Sassuolo voleva tutti i soldi cash, per fortuna, non gliel'ha dato, lo ha dato in prestito a Frosinone, ora può godersi di questo fuoriclasse assoluto, che è appunto Matías Soleil. Un giocatore dalla testa alzata,
dalle dinamiche tecniche straordinarie, dalle virtù tattiche eccellenti, uno che copre lo spazio, uno che pressa, palla al piede ti supera sempre, ti lascia sul posto, uno che negli ultimi 30 metri è devastante, non soltanto di testa, di piede, tiro al volo, preciso. Insomma, un giocatore di grandissima affidabilità per il futuro, che la Juventus credo non porterà a Torino nel prossimo gennaio, potrebbe farlo. Credo che i prestiti non li porterà, nemmeno Arthur, che domenica affronterà la Juventus da avversario e che a Firenze sta scrivendo la Divina Commedia, come d'altra parte l'aveva scritta con la Juventus, a dispetto dei detrattori che continuamente lo hanno messo sotto processo perché Allegri non lo vedeva e allora si esaltava questo allegrismo spaventoso, dannoso per la Juventus. Sì, perché ve lo dico subito, il 99,9% lo dice la statistica, mi dispiace, delle partite in cui Arthur ha giocato titolare nei due anni in cui è stato la Juventus le ha vinte tutte, nonostante Pirlo e Allegri. Questo a dimostrazione del fatto che chi parla di Arthur perché deve buttare fango su la Juventus e difendere Allegri, quando parla di questa statistica deve vergognarsi, perché alla Juventus siamo davvero molto facilotti a distruggere i calciatori. Perciò hanno immesso nella Juventus una negatività, perché per giustificare i fallimenti di Allegri buttano fango sull'organico. Sono tutti giocatori, a parte quattro calciatori della rosa, la Juve ce l'ha, tutti giocatori bravi, e ve li ripeto fino alla noia: Alessandro, Locatelli, Miretti e Milik, per me non sono quattro giocatori all'altezza della Juventus, c'è il punto interrogativo su Cambiasso. Il resto della rosa, degli altri 23 calciatori della rosa, sono tutti di primissima scelta, di primissima qualità, e possono vincere lo scudetto. Tanto è vero, se la Juventus tiene fuori Arthur, tiene fuori Sulé, tiene fuori Baringhegea, tiene fuori altri calciatori, non, Caio Jorge non lo metto in mezzo perché francamente, però ne tiene altri fuori, e beh, vuol dire che ha una rosa forte. Poi ci sono questi quattro che francamente a me non piacciono, però Sulé è un calciatore molto molto importante, molto molto interessante, divertente, pieno di entusiasmo. Il suo è un calcio di entusiasmo, quello che ci piace alla fine. Ecco perché è meglio il modulo 3-5-1-1, 3-5-2 per lui, sia come seconda punta, sia come trequartista tra le linee, dietro la punta, e non esterno a destra, dove fra l'altro anche lì sta dando tantissimo, nel Frosinone. Ma certamente ha visto bene anche l'anno scorso, quando lei lo ha messo alle spalle della punta contro l'Inter. Ha disputato anche lì una gran bella partita, di personalità soprattutto. Quindi Sulé rimane oggi l'uomo copertina del momento. 6 gol in Serie A, 5 col Frosinone, già convocato dalla nazionale argentina, già tante presenze in Serie A, già molto gettonato l'anno scorso nella Next Gen. È un giocatore voluto dal talent scout che si è da qualche giorno dimesso nella Juventus, il buon Matteo, che ormai è un ex e è andato al Granata. Quindi la Juventus ha perso un uomo, un talent scout molto molto importante, che aveva scovato proprio Sulé, il buon Matteo. Stiamo aspettando anche il sostituto, che potrebbe essere Micheli,
già al Napoli lo scorso anno, un gran bel dirigente, devo dire, molto molto particolare, molto molto attento alle dinamiche del calciomercato. È colui che ha portato praticamente Osimhen a Napoli, è colui che praticamente ha preso Kvaratskhelia, poi tutti affari conclusi da Giuntoli. Potrebbe essere Micheli, l'uomo guida degli scout bianconeri. Avremo modo di parlarne più in là. Chiudo questo contenuto invitandovi ad iscrivervi al mio canale Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno e a fare un commento se lo ritenete ancora più opportuno. In pratica, gli occhi puntati su Sulé oggi costituiscono sicuramente un focus interessantissimo per un calciatore emergente, importante, ma anche molto apprezzato, che può far rivivere le gesta, facendo i dovuti paragoni, di Sivori, Baggio, Del Piero, Zidane e via dicendo, i campioni con l'estro che hanno scritto la storia di questa grande società così importante, così decorata, così amata nel mondo. Vi invito appunto ad iscrivervi al canale. Permanenza sul mio canale, ma anche sui miei siti tuttojuve.net, calciogol.it, sulla mia pagina Facebook, dove ne succedono di tutti i colori. Alla prossima.